Ciao a tutte ragazze, dunque questo sarà un video tutorial per un'acconciatura, questo chignon che vedete, con questi ciuffi un pochino spettinati, faccio vedere questo qui. Niente, nel tutorial non ho detto questa cosa, ma ve la faccio vedere ora. Potete anche impreziosire o comunque rifinire il tutto inserendo dei fiorellini qui sul lato, tipo questo qui. Ora questo non si vede molto perché aspettate mi avvicino. Perché il bordeaux è un pochino scuro, lo potreste decidere di metterlo all'altezza che volete. Quindi o qui. Non lo consiglierei troppo davanti perché messo così secondo me non vuol dire molto, visto che ho tutti i capelli raccolti. Lo appunto consiglierei un pochino più vicino all'attaccatura dello chignon, tipo così sotto la base. Un fiorino come questo. O come questo risalta decisamente di più. Se volete e riuscite potete inserirlo appunto tra la base e lo chignon in modo che stia un pochino su e dà questo effetto un po' spagnoleggiante alla conciatura. Oppure un altro mattino che piace molto spesso indossare è questo cristallo di neve e questo appunto così vedete alla base dona subito luce al tutto. Un'altra cosa che potreste utilizzare se vi piace sono gli strascoli per capelli, quelli a molla. Ora io li avevo quando ero piccola, non più quelli che si inseriscono e lasciano un punto luce proprio fra le ciocche, magari su queste qua che rimangono spettinate e fuori dallo chignon. Niente, vi lascio il tutorial, un bacione e spero che l'idea vi possa piacere. Per realizzare questa acconciatura vi serviranno allora elastici, tipo questi in silicone o comunque molto piccoli, una ciambella, il Danax con le spugne per realizzare il chignon, o comunque che potrete farlo anche rotolando una calza di spugna, delle forcine, queste, le classiche forcine, qua, quelle aperte, un pettine a denti stretti, una spazzola e una piastra o una riccia capelli. Allora, per prima cosa devo raccogliere la parte superiore dei capelli, quindi dalla corona in su, in una semicola. Quando li avete separati fate appunto questa mezza coda. La quantità dei capelli che avete raccolto deve essere più o meno sufficiente a coprire poi la ciambella. Ok. A questo punto appunto raccoglieteli in una semicoda. Infilate sulla semicola che avete prima creato il Danax, in questo modo, a questo punto dopo che appunto avete infilato il Danax, ruotate su un lato le ciocche che sono rimaste fuori. Ci pieghiamo così e distribuiamo i capelli in modo che ricoprano la spugnetta. Con un altro elastico fissiamo il nostro chignon. Tiriamo le ciocche per sistemarlo. Vedete, avremo lo chignon abbastanza alto sulla testa. Prendiamo le ciocche di capelli che sono avanzate e le
attorcigliamo alla base e andiamo a fissarle con delle forcine sulla testa. Io l'ho fatto un pochino più di lato, potete farlo anche centrale. Mi vado a fissare anche tutto davanti, i capelli di cogliere in crescita. Quelle ciocche che sono rimaste le spazzoliamo, le dividiamo in due sommariamente e creiamo dei boccoli. Aspettate che tolgo gli orecchini, sennò sono un disastro. Andiamo a creare dei riccioli. Io li andrò a creare solo sulla parte bassa del capello, in questo modo. Così. Per tutti e due i lati, quindi procedo facendo tutti i boccoli. Quando avrete ottenuto più o meno questo effetto, finendo di boccolare le ciocche che sono rimaste, andremo a prendere una ciocca, la attorcigliamo e la alzeremo, sempre attorcigliata, verso il nostro chignon, facendola passare, la alzerete e la farete passare davanti, in questo modo, bloccate con una forcina. Bloccare poi io utilizzo quelle larghe perché si incastrano meglio e prendono tutta la ciocca ai capelli. Ora io lo sto facendo senza specchio, mi sto guardando solo nel visorino, quindi può essere che mi scappi qualche ciocchettino. Stessa cosa con l'altra parte, quindi la alzate attorcigliate e la bloccate sui lati. Una volta fissati, vedete, avrete questi boccoli, dunque le punte, che ricadranno sul dietro. Se è necessario potete ripassare qualche ricciolino. Ora mi giro, spero che si veda. Vedete? Questo è l'effetto che avete ottenuto, quindi uno chignon con dei boccoli che ricadono. Ora, come dicevo, l'ho fatto guardandomi nel visorino, quindi l'effetto non è esattamente preciso. Comunque trovo che sia un modo un po' diverso per indossare, per portare uno chignon, renderlo un pochino più sbarazzino. Se volete potreste usare anche gli hair bump per alzare questa zona qua davanti, quindi poi vi faccio vedere l'effetto delle mani, per renderla un pochino più alta qua davanti e molto tirata ai lati, che è un effetto che mi piace molto. Non ci resta che fissare i capelli in crescita qui davanti. Io utilizzo del gel che non appiccica, perché non ho il gel d'aloe, se no va benissimo anche il gel d'aloe. E vado a passare leggermente anche sui boccoli per fissarli e spettinarli un pochino. Niente ragazzi, spero che questa pettinatura vi sia piaciuta, di potervi aver dato uno spunto anche per qualche serata estiva, sperando che arrivi la primavera e di conseguenza l'estate. Un bacione e ci vediamo al prossimo video.